Allora, dovremmo essere online. Peccato che Giancarlo. Dovremmo essere. Sì, confermo che siamo online. Allora. Scusate, abbiamo un po' di eco. Ecco, adesso ci sentiamo. E intanto vi ringrazio, abbiamo organizzato questo incontro perché oggi è il 9 maggio. Il 9 maggio è una data particolare, la festa dell'Europa, ed è una festa doppia se non tripla, la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Unione Sovietica l'ha festeggiata e continua a festeggiarla oggi anche la Federazione Russa, come appunto la giornata della fine della Seconda Guerra Mondiale, la vittoria sul nazifascismo, e contemporaneamente nel 1950 l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman dichiarava l'apertura, diciamo, che il processo di unità europea, che era appunto la comunità europea del carbone e dell'acciaio. E non è un caso che da comunità si sia passati a unione, ma questo è un tema che dovremmo affrontare, possiamo affrontare anche in altra sede. Un cammino, quello europeo e quello della pace, che per lungo tempo è stato visto e vissuto come appunto uno spazio che rafforzava i legami tra i paesi e avrebbe consentito al continente di vivere in pace, non più in guerra tra i loro membri. E come vediamo oggi la situazione non è quella. In realtà, appunto, il passaggio da comunità a Unione Europea ha segnato pesantemente anche lo spirito comunitario con cui era nato e contemporaneamente ha esportato fino ad arrivare ai nostri confini la guerra. E noi oggi siamo qui, oltre a festeggiare, se c'è da festeggiare, l'Unione Europea, siamo anche qui perché è una data che ha significato anche qualcosa per noi, perché noi proprio come Transform Italia nel 2018 abbiamo in questo giorno iniziato la nostra pubblicazione sul sito, e quindi è per noi una data particolare, e proprio per segnalare questa concomitanza di eventi abbiamo voluto anche oggi presentare un po', ragionare insieme su che cos'è Transform Italia, quali sono gli argomenti che ci interessa trattare e come nella dimensione europea troviamo le risposte o le questioni aperte ancora oggi. Per questo facciamo un breve giro di tavolo, se mi permettete di dire, e raccontiamo un po' che cos'è il nostro impegno dentro questo quadro, appunto, questo scenario che l'Europa ci offre. Io partirei da, non so se mi sentite, da Roberto Musacchio, per poi dare la parola a Francesca. Bene, niente, abbiamo fatto questa riunione come se fosse la riunione di redazione, quindi io penso che, come diceva Roberto Morea, se 4 anni fa ci avessero detto che quel titolo che iniziò il nostro lavoro non c'è niente da festeggiare perché veniamo da una sorta di guerra dei 30 anni, cominciando a ragionare su
quello che era accaduto in questo periodo di dominio neoliberale nel mondo, in Europa, addirittura dal punto di vista demografico. Io ricordo di aver usato del materiale che veniva dalle Le Monde Diplomatique, che diceva come l'Ucraina aveva perso 7 milioni di abitanti in una sorta di guerra economica che aveva determinato conseguenze sulla sua demografia. E che ci saremmo trovati dopo 4 anni, fortunatamente ancora tutti insieme, ma anche allargati, ma dopo una pandemia, anzi, con una pandemia ancora in corso, e una guerra ancora in corso, di cui non si sa il corso, forse avremmo detto, beh, facciamo altro perché rischiamo di prevedere un futuro pericoloso. Noi questo futuro l'abbiamo previsto, abbiamo combattuto perché andasse diversamente, l'impegno, come nella nostra ultima assemblea, che è stata chiamata la battaglia di idee, è stato proprio quello di fare in modo, con le idee e anche col polo di forze che abbiamo potuto aiutare a mettere in campo, di cercare di farlo essere diverso. Penso a una campagna che abbiamo fatto contro la equiparazione tra nazismo e comunismo, che era stata fatta ricostruendo la Seconda Guerra Mondiale al Parlamento europeo. Ci rendiamo conto di quanto sia stata devastante questa revisione della storia a comando, a progetto di guerra, peraltro, come adesso vediamo essere scoppiata in campo. Io penso che noi dobbiamo continuare in questo periodo, anche nei numeri che faremo, tutti i mercoledì alle 3, alle 15 nel pomeriggio siamo online, questa battaglia delle idee, farla insieme ad altri, farla a livello europeo e anche sottolineando le cose positive. E su questo concludo perché ieri sono state delle cose belle. La vittoria del Sinn Féin in Irlanda è una vittoria storica, perché è fatta con una storia difficilissima, complicatissima, che ha saputo andare oltre se stessa, naturalmente. E non a caso, grazie a delle leadership femminili e femministe, che ho avuto anche il piacere e l'onore di conoscerle, oggi lo ricordavo in un post che facevo su Facebook, l'attuale leader del Sinn Féin, Marie-Lou McDonald, è stata parlamentare europea con me, e nel paese dell'oscurantismo cattolico, della guerra civile permanente e così via, invece è stato il dirigente principale del Sinn Féin a presentare una legge sull'aborto presa direttamente dal Parlamento inglese. Sto parlando di Gerry Adams. Eleggono una maggioranza di parlamentari donne 14 su 27 e si apre una stagione importante. Contemporaneamente mi fa molto piacere aver visto le immagini della nuova Unione Popolare Ecologista e Sociale che ha debuttato in piazza ieri in una affollatissima assemblea. Dai socialisti ai comunisti, passando per Mélenchon, per i Verdi e per le forze democratiche di quel paese, naturalmente grazie alla leadership di Mélenchon, ma voglio ricordare da questo punto di vista la giovane presidente del gruppo parlamentare anche dell'EFT, francese Manon Aubry, perché appunto anche lì c'è il significato di una leadership femminile, giovane. Vorrei ricordare che Mélenchon ha avuto la maggioranza dei voti proprio tra le giovani generazioni. Peraltro, la soluzione che hanno trovato sul programma europeo è molto interessante. Noi avevamo provato a dirla anche in Italia: disobbedienza a ciò che dei trattati è contrario a quello che sono i programmi, i progetti, le costituzioni dei vari paesi. Naturalmente, se tu mi vuoi portare la pensione a 70 anni motivandola con i trattati di Maastricht, io che sono per difenderla a 62, anzi per portarla a 60, disubbidirò. Quindi, tra guerra e speranza, faremo il numero anche mercoledì. Io proverò a spiegare più o meno di queste robe qui, adesso vedo come mi viene. E auguri a tutti noi di questo lavoro che abbiamo fatto e grazie a Roberto che ci conduce, come si dice. Grazie Roberto. E Francesca è caduta dalla linea, e quindi do la parola ad Alessandro Scastellati. Seguo il mio ordine visivo, quindi. Ma io volevo segnalare, che ricordare anzi, che oggi, oltre a essere appunto il 9 maggio, l'anniversario sia della
della dichiarazione di Schuman sia della fine della Seconda Guerra Mondiale, per il nostro paese è anche un doppio anniversario, non piuttosto tragico, perché è il giorno in cui 44 anni fa sono stati uccisi uno Peppino Impastato e l'altro la mafia e l'altro Aldo Moro. Ecco, quindi era un ulteriore, no, per legarlo un po' anche questa giornata rispetto a degli eventi che credo che tutti noi, vista la nostra età, abbiamo vissuto più o meno direttamente, insomma, il clima di quegli anni e quindi, diciamo, da una parte la fine politica della Prima Repubblica, se così si può dire, con la morte di Aldo Moro. E diciamo poi l'inizio del movimento antimafia, ecco, perché la morte di Peppino Impastato è quello che è una delle situazioni che ha innescato certamente, diciamo, una consapevolezza e un movimento anche popolare, politico contro la mafia. Detto questo, rispetto a ragionamenti nostri, cioè quelli che noi facciamo come redazione, beh, diciamo, l'orizzonte europeo è quello che rimane centrale e certe volte cerchiamo anche di allargarlo oltre. Non siamo soddisfatti di questa Unione Europea che abbiamo. Vorremmo che, appunto, che ci fosse una trasformazione. Soprattutto in un senso democratico, con un Parlamento che potesse avere, diciamo, delle responsabilità e dei poteri come tutti i parlamenti dei paesi dell'Unione Europea. Fa superare, diciamo, questa gestione che passa attraverso la contrattazione tra gli stati, quindi questo sistema intergovernativo che, diciamo, ha tenuto insieme anche in momenti critici, però ha poi avuto anche ha delle derive poco trasparenti, in molti casi appunto non democratiche, e soprattutto, diciamo, è frutto, cioè tutte le decisioni che vengono prese sono sempre frutto di una contrattazione. Che in alcuni casi, diciamo, poi mette anche a rischio, come abbiamo visto negli anni della crisi dell'euro, mette anche a rischio diciamo, la stabilità della stessa Unione Europea. In questo momento poi stiamo vivendo questa situazione di guerra e noi puntavamo molto in questi ultimi mesi, prima della guerra, su questo tema di un'autonomia strategica dell'Unione Europea. Non solo giocata sul piano ovviamente militare, come poi si sta in parte verificando, ma appunto anche con un ruolo di interlocuzione rispetto al resto del mondo, visto che noi ci ammantiamo spesso di avere dei valori come dire, significativi, di democrazia, di solidarietà, di diritti umani, eccetera, che cerchiamo di, come dire, di far diventare il nostro, come dire, l'elemento, diciamo, che ci caratterizza anche come civiltà. Ecco, poi, appunto, quando è cominciata questa situazione pre-guerra, perché ci abbiamo vissuto bene, ne abbiamo anche scritto nei mesi precedenti la guerra. Ecco, e poi successivamente, ecco, abbiamo assistito praticamente, almeno fino adesso comincia ad esserci un po' di voci critiche, però al suicidio dell'Unione Europea, da un punto di vista del suo protagonismo, della sua capacità di fare politica, e soprattutto nella relazione con un paese come la Russia, che fino a prova contraria fa parte dell'Europa, ecco, in buona parte. Poi certo c'è anche una parte asiatica, no? Ecco, che forse anche prevalente da un punto di vista territoriale.
Però Mosca era la terza Roma, ecco, voglio dire, cioè, c'è tutta una storia e c'è tutta una serie di elementi anche culturali che ci hanno connesso, soprattutto noi italiani. Noi italiani, per esempio, abbiamo costruito San Pietroburgo e in buona parte è stato costruito da architetti italiani, ecco, per dirne una. Ecco, tutto questo è stato buttato, non siamo stati capaci, diciamo, come Unione Europea, come dire, di avere un ruolo, di avere un ruolo autorevole, ci siamo sostanzialmente accodati, allineati al volere degli Stati Uniti e della NATO, e per ora è ancora così, ecco. Con tutti gli effetti, con tutti i prezzi che stiamo pagando da un punto di vista politico, culturale, ma anche e soprattutto economico, in termini di aumento dell'inflazione, chiusura di mercati e tutto il resto. Quindi, io credo che come gruppo cerchiamo di ragionare, di riflettere per capire come questa Unione Europea possa essere non solo più democratica, ma possa avere anche un ruolo, come dire, di interlocutore autorevole, non solo militare, ecco, per intenderci, con il resto del mondo. Ecco. Finisco qua. Grazie Alessandro. Roberto Rosso e poi Mapi. Sì, io molte cose sono state dette da Roberto e da Alessandro, in particolare sull'Europa. Io solitamente scrivo cercando, avendo come elemento dato di continuità nelle mie riflessioni la questione del digitale, dell'innovazione tecnologica, dove da questo punto di vista non è una, come dire, una rubrica di informatica di Transon, per capirsi. Ce ne sono in abbondanza e Il peraltro sudoku di Transform, potresti fare il sudoku di Transform. fatte sostanzialmente da persone anche tecnicamente più competenti di me. Quello che voglio dire è che diciamo, il digitale e l'innovazione tecnologica è un dato pervasivo e trainante delle trasformazioni sociali che stiamo vivendo. In particolare, come abbiamo scritto in diversi di noi, più o meno in tutti gli articoli, questo periodo noi stiamo vivendo un intreccio di crisi che hanno durata e orizzonti, origini diverse. Insomma, quella climatica viene da lontano ed è sempre più vicina, e l'orizzonte catastrofico è quello sempre più vicino. Quella pandemica è stata velocissima, devastante e dà effetti a tutti i livelli. La guerra è ancora più rapida e dà effetti, come è stato già detto, altrettanto, come dire, altrettanto pervasivi e drammatici. Il dato economico, sociale e politico ne deriva e reagisce su tutto. Insomma, Alessandro ne ha scritto abbondantemente sull'inflazione, eccetera. Quindi, occupandomi di questo, io alla fine mi occupo di queste crisi, proprio perché bene o male il digitale è visto ed è di fatto, come dire, il dispositivo come dato globale, il dispositivo di controllo, di governo, no? O quantomeno come ipotesi, come ideologia, no? Diventa il dispositivo con cui, come dire, come usano dire i militari di comunicazione, controllo, coordinamento, insomma, teoricamente, quanto più c'è crisi, quanto più ci sarebbe bisogno di avere informazioni, di avere coordinamento. In realtà il digitale funziona come amplificatore delle diseguaglianze, a tutti i livelli, nelle condizioni di vita e negli accessi, laddove il digitale potrebbe essere, nasce alle sue origini come ideologia della libertà, addirittura libertaria, nei suoi primi protagonisti e di condivisione della conoscenza. In realtà, come dire, abbiamo, dicendo un po' una banalità, la condivisione delle fake news e molto poco della conoscenza. Questo, evidentemente fa sì che i regimi in cui noi viviamo non siano stati regimi in cui il digitale ha funzionato abbattendo le diseguaglianze e affermando la partecipazione alla democrazia. Abbiamo avuto in Italia
come dire, un intero movimento che ha pensato di ridurre la partecipazione digitale e la democrazia, eliminando le mediazioni che notoriamente sono il sale della complessità sociale e politica. Abbiamo visto come la cosa è finita. Quindi, di questo intreccio di crisi oggi ci troviamo a parlare. Come è stato detto, l'Europa è in questa situazione sia dal punto di vista dei rapporti di forza sul piano delle tecnologie del digitale e su tutti i piani. In realtà il famoso vaso di coccio tra vasi di ferro ed è ridotto ad essere campo di battaglia e non strumento decisionale. Alessandro ha detto bene quello di cui quella che è la nostra situazione. Sulla guerra, volevo dire una cosa. Noi oggi, quello che accade, diciamo, quello che ha scatenato l'iniziativa russa, perché poi, diciamo, la novità, è stata indotta, c'è tutta una storia precedente, è stata indotta dall'iniziativa russa. Tuttavia, il contesto in cui è il dispositivo e le conseguenze che questa iniziativa ha scatenato sono quelle che io ho definito nella nostra conferenza fatta qualche giorno fa, quella che è uno stato di belligeranza, cioè di conflitto potenziale e di intreccio inestricabile tra il livello militare e il livello civile, come dire, no? Che è assolutamente interno a tutti i rapporti. Anzi, noi abbiamo visto crescere la funzione e la complessità del militare, il rapporto tra la dimensione della sicurezza interna ed esterna. In fondo, il problema qual è? E qui la chiudo, che la decisione russa si personalizza su Putin, poi bisognerebbe capire, qui mi piacerebbe scriverne, che ne scrivessimo qualcosa per capire meglio appunto il rapporto tra Putin, Russia e quant'altro. Il problema è che, come dire, ha fatto scattare, ha messo in moto un meccanismo preesistente che travolge tutti, compreso chi l'ha scatenato, cioè i movimenti per la pace oggi hanno solo un piccolo problema, che se voi, quando si dice se vuoi la pace, prepara la pace, il problema è che per preparare la pace devi agire dentro questo dispositivo globale, estremamente intricato e complesso, dentro cui noi viviamo. È estremamente difficile, quindi io non sono affatto ottimista. Ma la lezione è questa, perché poi, essendo questa la condizione di latente conflitto, io non mi riferisco semplicemente al fatto che ci sono decine di conflitti attivi, più o meno simmetrici o asimmetrici, ma proprio al fatto che tutti i rapporti sociali sono interni e la dimensione belligerante è interna ai rapporti sociali. Se non riusciamo a preparare la pace, significa agire su questo. Mo stiamo inseguendo la situazione, chi insegue notoriamente non è in vantaggio. Vedremo nel prossimo periodo come ce la caviamo. Intanto io ringrazio questa redazione perché, per quanto mi riguarda personalmente, l'ho già detto, mi ha dato, come dire, l'occasione di mettere un po' ordine nei miei pensieri, perché costringendomi ad esprimermi, come dire, mi ha costretto a rendere intelligibile quello che penso. Grazie a tutti. Grazie a te Roberto, è prezioso contributo. MAPI, Maria Pia Calenda, al secolo. Al secolo. Io in genere mi occupo di carcere, non scrivo molto, scriverò per mercoledì un articolo sul carcere in Italia, sui dati del rapporto, sull'ultimo rapporto di Antigone sul carcere. In questa giornata, per questa giornata ho pensato di dare un'occhiata ai dati, europei invece sul carcere. Ne abbiamo alcuni problemi che sono conosciamo abbastanza bene del carcere in Italia, il sovraffollamento, la lunghezza delle pene, i lunghi tempi di carcerazione preventiva, quindi molte persone in custodia cautelare non condannate, età elevata dei medi, insomma, dei detenuti. Dunque, non va molto meglio in Europa, almeno rispetto ad alcuni indicatori, però prima di dire questo, i dati sono pochissimi, quelli che insomma non la faccio lunga. L'Unione Europea, come è noto, non ha competenze né in materia di giustizia né in materia, di amministrazione penitenziaria. L'unico, diciamo,
L'unica clausola che riguarda l'ingresso nell'Unione Europea, ci sono due clausole da questo punto di vista che riguardano l'ingresso dei paesi nell'Unione Europea, uno è non prevedere la pena di morte, siamo proprio al minimo sindacale, e l'altra è è l'adesione alla Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, che è emanazione, che però è l'adesione al Consiglio d'Europa. Con l'adesione alla Convenzione. L'Unione Europea non aderisce alla Convenzione dei diritti dell'uomo perché non è uno Stato, si dice, anche se è previsto invece che dovrebbe, che dovrebbe aderire alla Convenzione, per cui esiste una situazione paradossale per cui potrebbero esserci delle normative europee che entrano in contrasto con la Convenzione dei diritti dell'uomo. La Corte di Giustizia Europea, come è noto, si occupa esclusivamente di regolare, di intervenire sui rapporti tra la legislazione europea e le legislazioni nazionali, mentre per tutto il resto, diciamo, per tutte le questioni che riguardano le materie relative ai diritti umani, se ne occupa il Consiglio d'Europa, appunto, che è molto più ampio e da cui è stata di recente espulsa la Federazione Russa, che si è anche ritirata, quindi i cittadini russi non hanno più la possibilità di adire la Convenzione europea. Io la considero una cosa piuttosto grave, perché un conto è sospendere la Federazione Russa da la Corte europea, quindi non dare la possibilità più ai russi di intervenire nelle decisioni. Un conto è escludere togliere ai cittadini russi la possibilità di denunciare, diciamo così, di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla quale si ricorre in maniera individuale, cioè sono i singoli cittadini, come è noto, a lamentare una situazione che nel loro paese ritengono in contrasto con la Convenzione. Ora, la Federazione Russa, breve inciso, è uno dei paesi più abbondantemente sanzionati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per varie violazioni della Convenzione. Tornando ai numeri, io ho estratto, diciamo così, dall'ultimo rapporto, il Consiglio d'Europa fa un lavoro abbastanza prezioso, perché tutti gli anni produce... In realtà l'Università di Losanna a farlo, ma insomma su incarico del Consiglio d'Europa, produce un rapporto che si chiama SPACE sulle statistiche penali, in cui ricostruisce sulla base dei dati che sono forniti dai singoli paesi la situazione del sistema penale e del sistema penitenziario nei vari paesi europei. Non tutti i paesi forniscono i dati, ma insomma mediamente ci sono circa 46-47 paesi che forniscono dati, per cui in qualche caso è possibile fare dei confronti. Confronti che però non tengono conto ovviamente del fatto che appunto esistono sistemi legislativi, sistemi di giustizia penale e sistemi penitenziari enormemente diversi tra un paese e l'altro, e quindi non si possono pesare, diciamo così, non so, il ricorso alle misure alternative, la lunghezza delle pene. Ci sono alcuni indicatori che però sono interessanti. Innanzitutto un numero... ci sono al 2021 c'erano detenuti nelle prigioni dei paesi del Consiglio d'Europa 1.400.000 persone, che non è un numero enorme, però significa che ogni 100.000 abitanti ci sono 102 persone in carcere, che non è neanche proprio pochissimo. Con tassi di sovraffollamento anche abbastanza importanti. A fronte della media del Consiglio d'Europa ci sono diversi paesi, l'Italia è uno di quelli, che si discostano abbondantemente dallo standard, diciamo così, dalla media europea. Tra questi paesi non c'è la Danimarca, paese famoso perché ha stipulato un accordo con il Kosovo per l'esportazione, ne hanno parlato Stefano, Alessandro, ne hanno scritto, l'esportazione di 300 detenuti nei prossimi 5 anni, a partire dal 2023, in Kosovo. Quindi esporterà la Danimarca, esporterà, se l'accordo rimane in vigore, qualcuno non pensa di strapparlo, rimarrà in vigore questo accordo che prevede l'esportazione di detenuti stranieri, ovviamente, perché la Danimarca non ha un problema di sovraffollamento delle prigioni, ma ha un problema di numero di detenuti stranieri.
in percentuale rispetto alla popolazione detenuta. Non è l'unico paese ad avere questa caratteristica, cioè ad avere un numero elevato di detenuti stranieri sul totale della popolazione. Tra i paesi sia dell'Unione Europea sia del Consiglio d'Europa, speriamo soltanto che a qualcun altro non venga in mente la stessa idea geniale di portare detenuti verso paesi come il Kosovo, che non aderiscono al Consiglio d'Europa, che quindi non sono denunciabili, diciamo, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Dicevo che il tasso di incarcerazione è di 102 persone per ogni 100.000 abitanti. Ci sono alcuni paesi che hanno dei numeri stratosferici, la Federazione Russa, per dirne una, diciamo, anche se ormai in questo momento è fuori gioco, che ha addirittura 358 persone in carcere ogni 100.000 abitanti, ma avendo molte carceri, non ha un problema di sovraffollamento. Sul sovraffollamento, in un rapporto precedente, uno degli estensori si era sbilanciato, diciamo così, a sostenere una tesi molto diversa sia da quella che si sostiene normalmente nel Consiglio d'Europa, sia da quello che raccomanda il Comitato per la Prevenzione della Tortura, che è un altro organo del Consiglio d'Europa. Si era sbilanciato sostenendo che era necessaria la costruzione di nuove carceri. Ora, questa non è appunto né l'indicazione generale che viene dal Consiglio d'Europa, né dagli altri rapporti, né dal Comitato per la Prevenzione della Tortura, che anzi sostiene espressamente, anche loro hanno scritto di recente un rapporto, senza numeri ma richiamando le loro raccomandazioni precedenti, che invece è il ricorso alle misure alternative al carcere che è l'unico strumento effettivo di deflazione. Direi che basta, non vi rompo le scatole con numeri, con tanti numeri. Leggeremo il tuo articolo e li troveremo. Che riguarderà però l'Italia e non l'Europa. No, ne fai uno apposta sull'Europa. Sì, certo, la prossima volta. Grazie Mapi. Non so se Francesca deve lavorare più tardi, quindi se la prendiamo al volo. Francesca, no. Ci sei? Ci sono. Allora, io vabbè, questa è una redazione splendida, un gruppo di lavoro, di confronto magnifico, sono molto contenta di collaborare con voi. Purtroppo non riesco a collaborare molto per miei limiti. Comunque, mi occupo un po' della scuola perché sono insegnante, mi interessa di Europa perché, insomma, sono, diciamo, nata politicamente interessandomi di Europa e di pace. E in questo giorno verrebbe da dire, appunto, con la frase con Robert Schuman, che nella sua dichiarazione fatta alla fine, cioè fatta nel secondo dopoguerra, non abbiamo fatto l'Europa, abbiamo avuto la guerra. E siamo quasi nella stessa situazione, perché l'Europa che abbiamo costruito è stata... Dal 90, diciamo, dopo la caduta del muro di Berlino, non è stata all'altezza delle sue promesse. Noi europeisti siamo stati molto autoreferenziali, per cui ci siamo concentrati sull'Unione Europea, pensando che dall'Unione Europea sarebbe venuta ogni soluzione. Abbiamo pensato, poi soprattutto era poi l'Unione Europea che aveva intrapreso la strada di Maastricht, quindi una modalità di integrazione estremamente problematica anche per i nuovi venuti, e non ci siamo resi conto che dovevamo comunque costruire la casa comune europea di cui parlava Gorbaciov. Dovevamo aprirci, puntare anche a vedere come diciamo integrare quei paesi in un sistema di sicurezza, in un sistema di pace che per varie ragioni non appartenevano all'Unione Europea. Invece non nemmeno avevano la prospettiva di appartenere.
Invece cos'è stato? Questa Unione Europea è stata vista come, diciamo, il punto d'arrivo obbligatorio per tutti. Questo è, questo è il club dei paesi felici, dei paesi ricchi. È il suggello dell'appartenenza all'Occidente. Insomma, è stata la via d'ingresso anche per la NATO, insomma, tutto anche, diciamo, fatto giostrato anche dagli Stati Uniti, l'adesione dei nuovi membri e quant'altro. Intanto non si è discusso di che tipo di Unione Europea dove volevamo costruire, non si è chiesto, non si è voluto cancellare il passato e non si è voluto anche chiedere ai nuovi membri che tipo di unione volessero loro, no, tanto per vedere, no, per confrontarci. E ora, insomma, ci si lamenta che questo non va bene, insomma, questa integrazione non è stata tanto riuscita, che quelli sono nazionalisti e che quelli, insomma, diciamo che c'è stato un po', non c'è stato un grande confronto prima, non c'è stata una esplicitazione, diciamo, delle progettualità che volevamo avere. Quindi, molti, soprattutto i federalisti, insomma, hanno sempre detto che ci vuole un nucleo di quelli che vogliono andare più avanti, più veloci, e altri, insomma, devono avere degli altri arrangiamenti. Non so chi vuole andare di meno velocemente o chi vuole accontentarsi del libero scambio, così. Quindi vedete tutto in negativo, no? E invece bisognava vedere noi che cosa vogliamo costruire con, per esempio, la Russia, allora, con quei paesi che magari di una federazione europea non hanno tanta voglia, però che tipo di cosa vogliamo costruire insieme a loro? Ecco, questo è mancato come riflessione, come anche attività politica, e quindi ci ritroviamo con la guerra in Europa. Punto fondamentale ora per riprendere le fila, ecco, ripensare a costruire la casa comune europea e cercare di emanciparci dalla NATO. Quello è la cosa da fare. Ecco, basta, mi fermo qui. Grazie Francesca. Scusate, diamo la parola a Stefano e poi dopo a Giancarlo. Sì, grazie, anche perché purtroppo vi devo abbandonare rapidamente causa ulteriori impegni di lavoro. Ma parlando prima della riunione con Roberto, mi domandavo come inquadrare un intervento che avesse un minimo di senso. E ho in qualche maniera intersecato il suggerimento del prezioso Roberto Morea con una piccola riflessione. Quando è nata l'Europa, anzi nei primi anni della CECA, avevamo un continente giovane, molto giovane. Tant'è che, per esempio, dall'Europa del Sud in particolare, ma non solo dall'Italia, erano i giovani che andavano nell'Europa del Nord, che peraltro era altrettanto giovane, a cercare lavoro, a cercare di migliorare le proprie condizioni di vita. Il continente che abbiamo 72 anni dopo è vecchio, ed è soprattutto vecchio in paesi come l'Italia, come la Germania, come quelli più influenti dal punto di vista anche parte come la Francia, più pesanti. Gli unici soggetti che in qualche maniera abbassano l'età media della popolazione sono quelli che dovrebbero arrivare da fuori l'Europa, e sono quelli che, non per ragioni utilitaristiche, ma perché vogliono migliorare le proprie condizioni di vita, che chiamiamo volgarmente migranti, spesso si ritrovano in tutto il continente a non avere dispositivi, possibilità, opportunità per poter entrare regolarmente nel continente. Ecco, 72 anni dopo, uno dei grandi fallimenti è quello dell'aver trasformato il continente in una grande fortezza.
Una volta nel 61 c'era un muro soltanto, quello di Berlino, e adesso ci sono 1700 chilometri di muri e di fili spinati interni o esterni, come se fossimo un continente fatto a gabbie. E non soltanto questi, pensiamo ai 60.000 respingimenti in mare operati dall'Egeo fino all'Oceano Atlantico, da quell'organismo criminale che si chiama Frontex, di cui finalmente pochi giorni fa il direttore è stato rimosso. Pensiamo a quello che sta succedendo, ormai di infinito dimenticato, ai confini fra Bielorussia e Polonia. Un piccolo raggio di speranza, però lì trattasi non di essere ingenui, ma di fare agire, di far tornare la politica protagonista. A me, a noi, perché poi ne abbiamo discusso anche tante volte, viene in mente. Il conflitto in Ucraina ha costretto l'Unione Europea ad applicare una direttiva che noi chiamavamo la dormiente, la 55 del 2001, utilizzata soltanto per le ultime persone che scappavano dal Kosovo dirette in Unione Europea. Questa consente ai cittadini di un paese in guerra di entrare nell'Unione Europea e di ottenere protezione temporanea, però di ottenere protezione senza bisogno di dover ricorrere a domande di asilo, senza dover essere interrogati letteralmente per capire se avevano o meno il diritto di poter restare in Europa. Che questa garanzia venga offerta soltanto ai biondi, bianchi e con gli occhi azzurri è assolutamente inaccettabile. È possibile ragionare sul fatto che la 55-2001 diventi la direttiva che fa saltare per aria Dublino, fa saltare per aria lo stesso New Pact on Migration and Asylum e costringa il continente europeo ad assumersi le sue responsabilità? Io credo che questo dipenda da una buona politica, ma anche da una buona informazione, da un buon lavoro di costruzione di sapere pubblico e di sapere politico. A me la redazione di Transform piace un casino proprio per questo, perché mette in discussione i propri saperi, li confronta, a volte anche in maniera bella, bella forte, però alla fine quello che produce è un sapere collettivo che secondo me, se riusciamo, secondo me, spero secondo noi, se riusciamo a rendere più diffuso, più capace di permeare anche, e soprattutto di uscire fuori dall'ambito nostro, che è troppo anziano, scusate se insisto sul termine generazionale, ma che riesca ad entrare anche in quei mondi che hanno fame di sapere, ma in cui la domanda non corrisponde all'offerta, io credo che magari fra 4 anni, quando raddoppieremo il giro, magari ci saranno persone migliori o più giovani di noi al nostro posto, tranne Morea che è eterno, e ci saranno migliori anche di noi al nostro posto, potremmo dire di aver reso un servizio utile a un'Europa del genere, che, come ci capita spesso di dire, non è più politica estera, ma è qualcosa che riguarda ognuno e ognuna di noi. Grazie. Grazie Stefano, anche per l'eternità. Spero che ci siate anche voi insieme a me, quindi non... allarghiamo la tavola più che altro. Giancarlo. Eccomi, allarghiamo la tavola, no? Mi pare un bellissimo slogan, e ci abbiamo provato a apparecchiarla questa tavola. E insomma ci abbiamo lavorato parecchio ed è ora una tavola abbastanza grande, abbastanza popolata, no? Nel senso che abbiamo dei lettori che ci seguono costantemente, sia passando per anche i social, Facebook soprattutto, ma anche autonomamente arrivano al nostro sito. Il nostro sito che viaggia essenzialmente, secondo me, su due gambe, ed è stato dimostrato in questo incontro. Una è la gamba, diciamo, della competenza e del lavoro che c'è dietro, no? Perché questi compagni che hanno parlato prima di me hanno dimostrato
un carico di lavoro, hanno un livello di informazione, rimangono sul pezzo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana pubblicano articoli di alto livello, e questo è sicuramente un punto di forza. L'altro punto di forza credo sia la capacità di stare sul pezzo, no? Cioè la capacità di trasferire questa mole di lavoro, di riflessione dentro la quotidianità, no? La fattualità della politica per come si presenta. E questo non va taciuto. Sappiamo tutti, inutile, bisogna anche dirlo, insomma, che questa cosa è molto sulle spalle sia di Morea che di Musacchio, no? Ma tutti peraltro sono impegnati in questo sforzo. Volevo solo dare un paio di dire, insomma, questa questo aspetto. Voi sentite su una continuità. Abbiamo dei problemi di connessione. Giancarlo? Niente, è caduto. Mi sembra che sia. Lavorato separatamente. Il problema della diffusione. Mi sentite sì, adesso? Sì. Pronto? Ok, allora dicevo, questo imbandire la tavola non ha mai voluto dire mettere dei cartelli pubblicitari per far arrivare le persone che passano per la strada, no, è stata la costruzione di uno sforzo politico che avesse una sua portata, un suo senso e una sua validità. La nostra audience, no, abbiamo un problema di linea con Giancarlo. Seguita la seguita, e ci siamo riusciti abbastanza. Mi spiace. Grazie. Allora, rapidamente, allora, ci manca un pubblico europeo. E uno dei temi che ci dovremmo porre è questo. Il fatto che il nostro paese, privato di una rappresentanza a Bruxelles e di una sinistra alternativa, tende a ricevere dall'Europa e poco a dare. E questo dipende anche da una vecchia caratteristica della classe dirigente italiana, che è sempre riuscita a sequestrare quote di democrazia. Oggi in Italia, che siano populisti o che siano europeisti d'élite, le nostre classi dirigenti trattano i temi europei come se l'Italia fosse un fanalino di coda, fosse un paese poco influente anche nelle decisioni che vengono prese. E questo significa sequestrare temi di dibattito. E la nostra opinione pubblica sembra un'opinione pubblica provinciale, un'opinione pubblica sganciata dalle problematiche europee. Ma questo è un falso, è il risultato di scelte politiche che sia i populisti che, ahimè, i democratici compiono. E in questo noi stiamo combattendo una battaglia per riportare i temi europei in Italia e i temi italiani in Europa. Lavoriamo anche sul tema di costruire un'opinione pubblica di sinistra europea, e però qui ci scontriamo anche con una difficoltà materiale, perché le traduzioni non possiamo affrontarle sullo stesso terreno, di volontariato con cui riusciamo a risolvere. Giancarlo? Niente.
credo che comunque... Secondo me bisogna puntare nella... è quello di un'opinione pubblica di sinistra che pensi a una Europa alternativa. E con ciò mi passo la parola a voi. Io invece vi saluto e buon lavoro. Grazie Stefano, a domani. Ciao. Allora, ci siamo tenuti per ultimo il dolcino e quindi do la parola a Franco Ferrari. Cioè fra dolcino, capito? Fra dolcino, sì. Beh, io provo a dire qualcosa su quello che ho tratto su me. Diciamo, un po' cambio argomento, anche se c'è un filone, diciamo meglio, un orizzonte che cerco di tenere fermo, però poi lo affronto da temi molto diversi. Adesso nell'ultima settimana mi sono occupato felicemente, devo dire, della Francia, dell'accordo a sinistra, di quello che potrebbe anche determinare, è una delle cose buone che stanno succedendo, quindi credo che lo seguiremo ancora fino penso al 20, no, 19 giugno, quando ci saranno i ballottaggi. Invece questo mercoledì voglio provare a tornare sul tema della guerra, però affrontandolo, come dire, dal livello ideologico, perché è chiaro che un conflitto ha strati diversi, diciamo, a quello che adesso va molto nella discussione, che è più geopolitico, di stati, rapporti tra stati e sfere di influenza, eccetera, e poi ha sempre un sottofondo, come dire, sociopolitico, anche di rapporti di classe a livello nazionale e a livello internazionale, e ha però una dimensione ideologica, perché poi i soggetti che sono di guerra e sono collettivi inevitabilmente cercano di rappresentare e di legittimare quello che fanno, forse anche le peggio porcate, comunque con una qualche forma di idea e di ragionamento che cerchi di essere di legittimazione. Allora, siccome io penso che, non è un'idea particolarmente originale, che il momento in cui siamo non è che nasca esattamente dal 24 febbraio, diciamo che abbiamo una fase che è stata di crisi dell'assetto del dopo del crollo dell'Unione Sovietica, degli equilibri, ma anche del capitalismo, così come è stato egemone per un ventennio, no? Liberismo, la globalizzazione che si è proiettata nella Unione, eccetera, eccetera. Questa crisi ha prodotto varie cose, tra cui anche una certa ripresa di un nazionalismo che io ritengo abbastanza regressivo, perché tira in ballo elementi etnici, elementi che diventano, in cui diciamo, i vari interessi, le varie visioni del mondo diventano incompatibili. Quindi sono anti-universalisti, cioè, sono contrari all'idea che pur nella pluralità delle storie, delle culture, eccetera, delle identità, però queste abbiano e possano trovare un fondo comune. Allora, detto questo, anche partendo da qualche spunto di questi giorni, volevo provare a vedere un po' qual è l'autolegittimazione della Russia. Oggi è stato un discorso di Putin, che ci sono stati altri fatti, lo svarione di Lavrov, per chiamarlo in modo eufemistico, e c'è dentro il mondo russo, e probabilmente questa guerra accentua gli elementi negativi, tutta una serie di idee che recuperano visioni nazionalistiche, a mio parere, regressive. Io poi penso che nella guerra fra Russia e Ucraina, al di là che è chiaro che la Russia ha la responsabilità, come dire, di aver alzato il livello del conflitto militare, questa è una realtà politica, che al di là delle ragioni precedenti che poteva avere la Russia, non gli si può sottrarre, io non credo che sia un conflitto, come dire, in cui ci sono si possono individuare qui semplicisticamente i buoni e i cattivi. No. La propaganda dice il nazista sei tu, non il nazista sei tu, e così via. Credo che se si va a vedere il peso che ha un nazionalismo regressivo in Ucraina, che ha avuto soprattutto nel 2014, in parte anche prima, soprattutto nel 2014, nel determinare elementi importanti di conflitto interno e internazionale, questo è un elemento che pesa. Quindi non credo alla narrazione che vede, come dire, un nuovo Hitler contro un paese in cui c'è una fulgida democrazia che va, un paese che ha approvato la legge sulla decomunistizzazione, che ha cercato in qualche modo di cancellare la minoranza russa,
Tra l'altro, leggendo, ho scoperto che è vietato per legge girare con il ritratto di Che Guevara, quando ha detto che quantomeno sull'Ucraina è difficile che abbia responsabilità storiche. E però c'è l'altro soggetto, che però purtroppo non è l'Unione Europea, ma che è gli Stati Uniti. Allora, gli Stati Uniti, questa amministrazione punta a riaffermare, a riaffermarsi come la forza, come dire, che guida il mondo, quindi che determina i buoni e i cattivi, i vivi e i morti. E lì ci sono, partivo da due fatterelli, sono due cose interessanti. Adesso oggi, anche prima il discorso di Biden che è andato nella fabbrica di Javelin, no? questi missili anti-tank che producono in grande quantità, gliel'ha mandati da 5.000, e una delle cose che ha detto, mi sembra stato poco sottolineato nei giornali, ma comprensibile, ha detto: noi siamo l'arsenale della democrazia. E teniamo presente che essere la sana democrazia fa sì che abbiamo anche un sacco di posti di lavoro ben pagati, qui in Mississippi, qui nel resto del mondo. Ora, quest'idea che, insomma, poi non è solo l'arsenale, perché vuol dire la guerra, ora, che la guerra da un'altra parte sia vista come un beneficio, che produce buoni posti di lavoro ben pagati a casa propria, secondo me è un problema. E l'altro problema è che oggi Le Monde dice, scrive, un titolo fatto Le Monde piuttosto schierato sulla posizione NATO-Occidente, Stati Uniti, quindi non è che lo faccia per spirito particolarmente critico, dice che a Washington c'è un'inconfessabile euforia, no? Perché questa guerra è la grande occasione che hanno trovato per mettere in difficoltà la Russia, di dare un nemico, poi gli resta solo la Cina. Ora, anche qui, che questa guerra possa determinare una inconfessabile euforia, a me un po' preoccupa, insomma. E anche questo rientra in quella visione ideologica, anche perché noi abbiamo nella nostra risoluzione l'idea che la guerra non è uno strumento di soluzione dei conflitti, ma gli Stati Uniti questa cosa qua non ci hanno mai messa. Gli Stati Uniti, più o meno per tutte le amministrazioni, qualsiasi orientamento siano, la guerra è uno strumento di regolazione del conflitto, possibilmente la guerra a casa d'altri e possibilmente fatta con i propri mezzi militari e quindi con i buoni posti di lavoro. Quindi io volevo un po' mettere insieme questi aspetti, questo versante della guerra, che è uno degli elementi per capire il conflitto, e però poi chiudo, se parlo dei protagonisti della guerra non saprei dove mettere l'Unione Europea. Perché siamo partiti un anno o due fa, Macron ha detto la NATO è morta, adesso sembra che la NATO sia il centro del mondo, ma in realtà sono gli Stati Uniti che con Trump avevano, come dire, spento la macchina, e Biden, che ha un'impostazione diversa, ideologica, più espansionista, ha riacceso la macchina e improvvisamente tutti vedono nella NATO l'architrave della situazione, insomma. Ecco, anche questo è preoccupante, soprattutto per noi che abbiamo comunque un ruolo nell'Europa, anche se non di quello che ha detto tutti, non dell'Europa reale che c'è, ma dell'Europa che andrebbe costruita. Però il quadro e la situazione mi sembra questa, e credo che vada un po' studiata e analizzata da molte parti, con l'obiettivo di costruire un campo che oggi c'è ma è ancora molto debole, cioè quello che non è né quello del nazionalismo regressivo né quello dell'imperialismo liberale, se non chiamare così, che è una definizione abbastanza corretta. A voi la parola. Grazie Franco, grazie anche a tutti voi per l'incontro, mi sembra utile sostituire in parte anche quello che dovremmo fare domani, quindi qualcuno ha già detto che cosa scriverà, quindi ci avvantaggiamo in questo senso del lavoro da fare. E io intanto vi ringrazio, non ci sono conclusioni da fare, quindi la puntata precedente sostituisce quella che verrà dopo, quindi è un progresso, è un work in progress, e vi ringrazio ancora tutti perché è un lavoro prezioso. Penso che, come dice Giancarlo, forse la tavola apparecchiata ospiterà ancora nuovi lettori e nuovi partecipanti a questa discussione. Grazie ancora a tutte e a tutti. E buona festa.
di transport.